Opulence, you own everything. Benvenuti a Radio Design, io sono Simone Fucchi e come sempre sono qui con la mia amichetta del cuore, Eleonora Baiocco, alla mia destra, alla mia sinistra, visto non sbaglio più le destre e sinistre, c'è Giacomo Rossiello, per una nuova scintillante puntata di Dirty Gem, l'unico podcast radio di questa radio che vi svela tutti i segreti più aggettivo e aggettivo sul mondo del design delle copertine dei dischi più iconici di sempre e non solo, ovviamente sempre sotto l'occhio vigile di Nicola da Cagliari, senza il quale questo la staremo inviando dei segnali dallo spazio verso gli alieni e ci attaccherebbero tra qualche giorno. Ma arriviamo al punto. Oggi parleremo di un gruppo very very famous, famous quasi quanto Follettina Creation. Ma non vi preoccupate, oddio, non conosci Follettina Creation, come ti permetti? Vabbè, comunque, se non li conoscete non fa niente, perché tanto anche io non conosco mai nessun gruppo di cui parliamo. Infatti, fino a 5 minuti fa non conoscevo nemmeno questi, ma del resto io sono qui per sparare cazzate ed infatti le cose importanti le dice Eleonora. Tu sei soltanto per presenza, tu sei qua soltanto per fare presenza, per occupare lo spazio. Io so il frontman, so quello figo, quello che dice le cazzate. Io avevo capito un'altra cosa, Bruni. E voi siete quelli che dicono le cose sensate, che fanno informazione. Io faccio spettacolo, ragazzi, sono di un livello superiore. Ed è proprio per questo motivo che lascio la parola a Eleonora Baiocco, che vi dirà di che parleremo oggi, di che parliamo, cara, come stai? Come stai, Gioia? Oddio, tutto bene, grazie, tesoro. Di che parliamo oggi? Raccontaci. Sono andata dall'estetista, la parrucchiera, e i capelli. Tu l'hai fatta, che non scolariti. Non è che ci posso andare tutti i giorni. Dice tutto, amore, raccontaci la tua storia. La mia storia? Di che parliamo oggi? Oddio, sì. Allora, oggi... Oggi sì. Va così. Oggi è così, possiamo fare tutto il tempo sto siparietto comico, tipo senza corrido, oddio. Simpatici come sempre. Allora, oggi parliamo dei Led Zeppelin, che sono il gruppo preferito di Simone. Mm-hmm. Vero? Mm-hmm. Sì? Mm-hmm. 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 Allora, i Led Zeppelin sono stati un gruppo musicale britannico nato nel 1968 ed è considerato tra i grandi innovatori del rock e... Ciao bellissima, sei fantastica. Non ti saluto, no? Sì, ci hanno indicato. Ciao amichetti. E allora, quindi sono tra i più grandi innovatori del rock e tra i principali esponenti del genere musicale dell'hard rock. Wow. Wow. Allora, la musica delle Zeppelin affonda le sue radici, come la statua di cui parlavamo oggi, a Strada dell'Arte, cioè le radici nei piedi. La gente che ci ascolta non vive con noi, non sa le nostre dovrebbero iniziare a vivere con noi. Quindi la loro musica è l'unione di diversi generi, tra cui il blues, il rockabilly e il folk. Mm-hmm. Praticamente il gruppo per tutta la sua forma, cioè diciamo per tutta la carriera, rimase nella stessa formazione. Forse è il primo, cioè erano quattro musicisti e sono rimasti gli stessi. Secondo me l'hanno minacciati, se si scioglievano li uccidevano. Hanno detto almeno qualcuno che senza problemi psicologici, che se vuole bene, che rimanga insieme per tutta la vita. Cioè, ma secondo me sono le droghe che hanno fatto il più del lavoro, però va bene. Ma quelli su tutti. Quindi, allora, i Led Zeppelin quindi rimasero sempre con la stessa formazione, che era composta da Robert Plant alla voce all'armonica. L'armonica è uno strumento importante da città, sappilo. Jimmy Page alla chitarra, John Paul Jones al basso, alle tastiere e altri strumenti. Infine, John Bonham, Bonzo come mi gatto, alla batteria, alle percussioni. Sì, Bonzo. Esatto, ho scoperto questo antefatto nascosto. Nel 1980, però, per un brutto scherzo del fato, Bonham perse la vita e questo causò lo scioglimento del gruppo, dato che lui era il punto fondamentale della band, tutto ruotava praticamente intorno a lui, quindi hanno fatto bene a lasciarsi. Era quella roba troppo... appiccicaticcia che tiene uniti tutti i membri del gruppo. Sì. E quindi a seguito di questo scioglimento soltanto Page e Plant rimasero insieme, proseguendo la loro attività musicale, che ovviamente... Ah, quindi loro insieme sono rimasti, ne hanno fatto solista? Sì, scusa. Solisti? Sì. Ah, ok. Vabbè, so più cose di te. Oddio, signore. Hai perso tutto il tuo potere. Mi prende in mancamento. Simone che dice so più cose di te è veramente... Calo di zuccheri. Esatto, svengo, non c'è neanche il tè, fasulla sta cosa. Praticamente la loro discografia conta 9 album in studio, quindi a partire dal 69, che quando viene pubblicato il primo album, di cui non parleremo oggi, fino al 1982, quando appunto viene pubblicato l'ultimo album postumo alla morte di John. Esatto. Praticamente inoltre le Zeppelin sono considerati uno tra i maggiori gruppi di successo commerciale della storia della musica, perché è figura della musica moderna, scusate, oggi perdo i pezzi.
per lasciati a casa i pezzi importanti della testa del puzzle, esatto, del puzzle del puzzle di Satana. Praticamente figurano anche all'interno del Guinness dei primati per aver ricevuto questa papale dalla, insomma, da questo premio una maggior richiesta di biglietti per una singola esibizione dal vivo, grazie praticamente al live che fecero nel 2007 alla O2 Arena a Londra, che era praticamente full live reunion e money. Inoltre nel gennaio del 95 vennero introdotti nella Rock and Roll of Fame. E curiosità, prima di arrivare alla rubrica curiosità, la Hall of Fame stessa ha considerato l'influenza delle Zeppelin pari a quella dei Beatles e del signore che è passato qua davanti, che ha inquadrato. Infine, per chiudere, il loro stile innovativo, che era composto appunto da quest'unione di rock, blues, oggi imparo, lo psichedelico e hard rock, l'ispirazione che proveniva da diverse culture come quella celtica, araba e indiana, certo, quella dei suoni trin tin tin, i testi delle canzoni, virtuosismi, veramente strumentali, l'influenza che praticamente ha preso da artisti come Jimi Hendrix, B.B. King, Elvis Presley, Rolling Stones, nonché la lunga lista di gruppi che si sono a loro ispirati, praticamente concede ai Led Zeppelin un posto di spicco nell'Olimpo degli dei della musica. Quindi sono di quei gruppi che se non li conoscete, non li apprezzate, non so, andate via dalla Terra. Che schifo. Lasciate il pianeta. Lasciate il pianeta. Mi sa che devo cominciare a fare valigie. Perché no, assolutamente no. E con questo chiudo, perché no. Adesso parliamo dell'album di cui abbiamo deciso di parlare oggi, che è Super Famous, ed è l'album di debutto della band, ossia Led Zeppelin, anche chiamato Led Zeppelin 1 o 1, titolo che porta avanti la famosa tradizione del chiamiamo i nostri dischi esattamente come il gruppo, così facciamo intrecciare il cervello della gente e non ci capisco uscire più nulla. L'hanno fatti 4, Led Zeppelin 1, 2, 3 e 4. Esatto. Maledetti. Il disco venne pubblicato esattamente come il gruppo, così fa... niente, ho sbagliato. Venne pubblicato il 12 gennaio 1969 negli Stati Uniti e il 31 marzo dello stesso anno nel Regno Unito. Per il 31 marzo, perché in Inghilterra non valeva un granché, diciamo, gli inglesi non si meritano nulla. L'avevano mandati via dall'Inghilterra loro. Raccontaci questo aneddoto. No, adesso. Perché me l'ha detto il cugino di Gianmarco Pagina, me l'ha detto. Gianmarco Pagina ha detto che cazzo è. Comunque, questo album oggi viene considerato una pietra miliare della storia del rock. Led Zeppelin 1 contiene importanti influenze blues, specialmente legate al musicista Willie Dixon, del quale all'interno dell'album vengono riproposti due brani, ovvero You Shook Me and I Can't Quit You Baby. In questo album le Zeppelin sconvolgono totalmente i brani originali, portando avanti in questo modo il progetto musicale di blues psichedelico iniziato dalla band Cream. L'album è considerato come uno dei pochi dischi cardine dell'evoluzione del rock nel periodo degli anni 60 e 70. Infatti, in ambito musicale, il primo Led Zeppelin ha segnato una svolta nell'educazione del hard rock e del nascente heavy metal. E ora, come in ogni puntata, è arrivato il momento del super graphic designer e passo la parola a Simone. Oggi senza bacchetta, purtroppo, quindi non posso fare la trasformazione. Però. Nicola, siamo noi le star del programma, non inquadra le persone fuori. Inquadra me, solo me, e ogni tanto sti due, perché sono importanti un pochino, ma molto meno di me. Però io devo stare il principale. Io ci devo avere le stelline intorno, i riflettori. E il microfono vicino alla bocca. Come ci ha informato il nostro caro Giacomo, ora parleremo della copertina che adesso Irene la puoi mostrare, non prima, ma adesso la puoi mostrare. No. Aspetta che ho fatto i danni, ho distrutto qualcosa, ho smontato. Non fa niente, tanto siamo ricchi, ci potremo permettere di comprare tutto. Tanto noi possiamo strisciare carta. No, Irene, la gente non vive con noi, non capiscono le nostre reference. Va bene, Led Zeppelin 1 o Led Zeppelin 1 è un album famoso sia grazie alla grandiosità musicale dei quattro musicisti, ma anche grazie all'iconica copertina. Stefano, il mal di testa. Realizzata dal grafico illustratore George Hardy, che diventerà poi membro della Hypnosis, la famosa casa... Sì, che casa? Studio grafico. E fotografico dei nostri amici, Sir Torgerson e Aubrey Powell, citati nella prima puntata della radio, andata in onda non so quanto tempo fa. Dove parlavamo dei Beatles. Di chi? Dei Pink Floyd. Ah, è vero, vabbè, dei Pink Floyd. Scusa, anche i Beatles, vabbè.
niente. Questo dimostra la teoria portata avanti all'inizio, che non sa assolutamente. Sta zitta. Giorgione, per la realizzazione della copertina, rielaborò la fotografia che testimonia lo storico schianto del dirigibile Zeppelin LZ-129 Hindenburg nel maggio del 1937 in New Jersey. Giusto? C'è qualcosa da ridì? La foto originale venne elaborata tramite una tecnica che si chiama mezza tinta o anche fumo qualcosa, vabbè. Il fumo ce lo fa infatti noi gli altri. Che produce sulla carta, attraverso una stampa ad incisione, come detto in precedenza, un effetto che ricorda un po' una radiografia. Ma questa cosa l'ho scritta tu, fra no, no, figa. È vero. Però va bene. Su tutti i migliori siti internet c'è scritto radiografia, anche su libri. Va bene. Su Google. E viene... Signore, qual ha cercato. E la fotografia ritrae proprio il momento dell'esplosione del dirigibile. Molto vabbè. Il suo obiettivo era infatti di comunicare la potenza della musica del gruppo, che ne avevano paura di niente, che volendo si potevano far esplodere quando volevano anche loro. Sì, esatto, Jimmy Page l'aveva detto, perché ci sono un po' egocentrici. Quindi sul fronte della nostra meravigliosa copertina vediamo questa fotografia in bianco e nero e poi due piccoli elementi. Nicola, fai il tuo lavoro per bene e inquadra la copertina, per favore, se no ti licenziamo e facciamo da per pagliaccio. Esatto, chiamiamo okay? qualcun altro, tanto guarda, ci stanno persone fuori che possono venire al tuo posto tranquillamente. Allora, insieme alla fotografia in bianco e nero possiamo vedere due elementi colorati, ovvero il titolo del... di qua, scema. Il titolo del... ma mettilo di qua. Facebook non lo vede, mettilo di qua. No, lo vedi, devo guardare di là. Ah, già, è vero, quanto sei brava. Quindi il titolo, cioè in realtà non si sa se è il titolo o il nome del gruppo. Vabbè, è criptica. È il nome del gruppo. Quindi in alto a sinistra il nome del gruppo, invece in basso a destra il meraviglioso logo della casa discografica che rovina tutta la copertina. Entrambi in un colore molto, molto blando, ovvero arancione spatafresciato. E sul retro invece vediamo una bellissima fotografia dei quattro membri della band. Aspetta. Con un filtro. Arancione. Con un filtro arancione, diciamo. Mi piacevano il bianco e il nero e l'arancione, che è un colore terribile. Abbastanza. Sì, ma l'ha guardato, falla vedere gli altri. Tu la sai come è fatta. Ce l'ho da 10 anni. Quindi, inserita una foto scattata da Chris Dreja, ex bassista della band Yardbirds, di cui era membro Jimmy Page. Cioè, questo Jimmy Page era membro degli Yardbirds. Hanno fallito, è andato nei Led Zeppelin. E quindi quello si è messo a fare il fotografo, perché non c'è altro da fare. Probabilmente. Non ho capito. Guarda. Mi piace stare. Ci osservano. Ciao, siamo famous. Ciao, belli. Allora. Sono sconvolto, sta di che sì, è vero, è molto contrariato la cosa. Non ti preoccupare, allora, la fotografia occupa tutta la superficie della copertina. Oh mio Dio. E presenta una specie di filtro arancione che riprende lo stesso colore del di là, di quelle scrittine bellissime di là. E ovviamente c'è anche il meraviglioso logo, questa volta in bianco e nero, sempre lui. Aspetta, facciamoglielo vedere per bene, perché è talmente brutto che va osservato, sì, molto sembra bene. Sembra tipo del detersivo. Io spero che, se esiste ancora sta casa di grafica, abbiano fatto un bel restyling, perché fa veramente cacare. Noi facciamo noi per una modica cifra di... mezzo di sette fate. Esatto, di sette fate. E al centro al centro, perché tu me la fai vedere, quindi mi sconfondo. Ho capito, ma la devono vedere anche i nostri amici seguaci. Al centro della copertina vediamo la set list, la track list, la canzone list. E quante canzoni so? 1, 2, 3, 5. 9. Sono 5. I numeri, vabbè, continuano. Sono va bene, di 5 canzoni. E poi vediamo una cosa. Ma tu che stai inquadrando? Meraviglioso. Vai. E possiamo andate vedere su Instagram e possiamo vedere poi sotto il faccione di ogni membro della band il suo nome, il proprio nome, perché sennò se lo dimenticavano, e sotto cosa ha suonato durante la registrazione dell'album, perché ci dovevano avere credenziali giuste nel caso dici un giorno qualche disgrazia. Io sì, sono una l'armonica. Non te sto più a seguire, comunque va bene. Non ti preoccupante. Io infatti adesso so proprio totalmente fuso di testa, quindi passo la parola a una più fusa di me, cioè Eleonora. Sempre, dal primo giorno. Allora, oggi in occasione della 10ª puntata vero, ufficiale festeggiare. Di Jam, sì, anche il mio compleanno, ciao mamma. Ah, non ti preoccupare che te li fai gli auguri sulla diretta di Instagram. Ovvio, sicuramente seguiranno. Quindi oggi diamo ufficialmente vita ad una nuova rubrica all'interno del nostro
del nostro episodio settimanale, che mi do il ritmo, ovvero quella delle curiosità, perché da buoni stalker utilizzeremo le nostre fantastiche abilità per dire delle cazzate assurdamente assurde. Però vere. Però vere. Quindi, allora, in quest'album abbiamo scovato due drammi. Drama. Allora, il primo è legato alla grafica stessa della copertina, che come ha detto il buon Fatucchi... Aio. E nel fronte della copertina il nome della band, oppure del oddio ho staccato qualcosa, dell'album, oddio ho staccato qualcosa, e il logo della casa discografica praticamente vennero rappresentati con dei colori. Inizialmente venne scelto il rosso, però dopo un paio di settimane, per qualche causa sconosciuta, oppure semplicemente per qualche errore strano, venne utilizzato questo colore, ovvero il turchese. Che è successo? Praticamente vennero di conseguenza stampate alcune copertine con questa colorazione, esatto, turchese. Vennero stampate delle copertine, esatto, con dei problemi di colore, esatto, che venne fuori turchese anziché arancione. O rosso, è il contrario. Diciamo che soltanto nel 1969 questi pori cristiani, per dirla così, trovarono pace e decisero di utilizzare come colore principale l'arancione. Terribile, era meglio il turchese, però va bene. Quindi questa particolarità rende queste edizioni di color turchese dei pezzi da collezione estremamente rare, quindi se ce l'avete andate dal primo, non so, negoziante, vendeteli a, non so, cifre esorbitanti, perché veramente è stata posto per tutta la vita a livello economico. Mentre la seconda curiosità riguarda che cosa è successo. Auguri. Vedi che ti avevo detto? E io so lì che so tutto. La seconda curiosità, inoltre, è legata a un fatto di drama. Questo è il vero drama di quello peso. Questa, sinceramente, secondo me la sanno poche persone. Non lo so, però è veramente qualcosa di assurdo. Secondo me sa anche la mia zia, però vabbè. Chiedilo, chiamala. Manda, fa un messaggio in diretta. E ha a che fare anche questa con il nome Led Zeppelin, perché appunto questa scelta non venne mai gradita dalla signora contessa Eva von Zeppelin, che era la nipote del, io non dirò il nome perché è troppo difficile, non voglio che qualcuno insomma mi insulti, allora, per questo. Allora, proviamoci. Luftischbau. Che, come tutti sapete, è stato il costruttore, ideatore del famoso Zeppelin. Che appunto è il dirigibile, raffigurato in copertina. Praticamente questa signora uscì dalle segrete del suo meraviglioso castello rosa nelle meandre della Danimarca per accusare le Zeppelin di plagio. Ma non di plagio. No, di plagio, di appropriazione illegale del nome di famiglia. Immagina che arriva un gruppo, si chiama Bagliocco Band. Io sarei contenta, prendo tipo biglietti gratis, tutto gratis. Secondo me quest'anno aveva capito niente, però non è il nostro giudizio quello che conta. Fatto sta che nel 1969 la cara Eva cercò di bloccare un'apparizione televisiva del gruppo, appunto nelle TV danesi. L'anno successivo, non contenta, cercò ancora di annullare un concerto della band a Copenaghen. Praticamente i Zeppelin, che erano carini, pacifisti, si volevano drogare e basta, sinceramente, esatto, la invitarono nel backstage per insomma mettere fine a queste turbulenze. Eccola la signora. È Eva. Eva. Per invitare appunto la signora per parlare e chiarire. Secondo me si fecero una gran cannona tutti insieme. No, facevano altro. Vabbè, chiusa parentesi, ma la saltella, non sono tutti felici oggi. Trullalleggiano tutti quanti. Esatto. E però apparentemente insomma questa situazione sembrava risolta, ma varcata la soglia, la porta dell'uscita di questo stadio, la signora scoprì che Zeppelin, oltre al nome, avevano utilizzato anche la foto come copertina di dramma, sangue, botte, morti, sprangate sulle gengive, cazzotti, tutto quanto, fuoco. Insomma, le Zeppelin alla fine per questo concerto dovettero cambiare il nome in The Knobs. Cioè, questi hanno cambiato il nome solo per un concerto. Solo per un concerto. Quella sera, esatto, si esibivano i The Knobs. I The Knobs, erano snob. La gente se n'è andata, ma che cazzo sono questi? Esatto. Diciamo che, quindi, dopo sicuramente lo fecero per ripicca, poi dopo sta tizia sparino, purtroppo non siamo riusciti a rintracciarla, forse è morta, se è morta pace all'anima sua, se è viva per favore non commentare in maniera negativa sotto i post, perché noi ti vogliamo bene. Comunque, ecco, noi avremmo voluto averla tra di noi per raccogliere le sue meravigliose testimonianze, perché, capite, è bello avere nel live, tipo, c'è posta per te, c'è il tè per te, chiamato. Il tè per te, no?
però purtroppo non siamo appunto riusciti a rintracciarle, a farci raccontare niente, quindi vivremo nel dubbio delle nostre cazzate per il resto della nostra vita. Va bene. Vai, adesso arriva la conclusione, visto che anche noi abbiamo preso per il culo la contessa Eva, che ci cercherà di prendere a sprangate nelle gengive. Per questo motivo siamo costretti a fare bagaglia e a scappare in Tanzania per qualche mese, dove ci eserciteremo a fare il verso delle fate con le ascelle. Proprio così. Esatto, non so, come? Magari Simone lo sa fare, io esatto, devo esercitare. Come? Andiamo in Tanzania proprio per imparare, perché ancora sono un amatoriale. Con tutti i posti del mondo la Tanzania, potevamo andare a Timbuktu coi gattini di Aristogatti. Ma non temete, amici cari, se vi annoiate potete seguirci su tutti i nostri canali social, su Facebook e Instagram, cercando DTGM, sulle puntate di Spreaker in una qualità orgasmica e sul canale YouTube dell'Istituto, se volete vedere come stanno bene le nostre gengive. Poi se volete consigliarci qualsiasi argomento, ci sono i cazzabubli per le domande su Instagram. E, che pubblichiamo sempre. Di continuo, esatto. Sempre, tutti i giorni, almeno sì, noi siamo la nostra giornata 24 ore sul social. E come sempre qui da Radio Sun vi saluto trullalleggiando sempre gli amici patati. Trullallera! Brown cow! Spinning!